Stefania Tebaldini, noi ci conosciamo già, ho già pubblicato qualcosa su di te, una fiera cacciatrice. Dalla squadra vieni chiamata Diana perché tu non ti sei alzata una mattina e hai deciso di essere una cacciatrice, tu lo sei dalla nascita. Mi racconti un po' la tua infanzia? Allora, cioè, io penso di essere nata in questo mondo, cioè, ci sono dentro fin da quando sono nata, infatti fin da piccola con mio papà, cioè, sono sempre nata, lo aiutavo a dare da mangiare i cani, andavo a provarli, cioè, ero un po' la sua ombra, diciamo, no? Poi con il passare del tempo mi sono appassionata sempre di più e ho iniziato ad andare tutti i giorni, senza mai saltarne uno. E quindi è il tuo grande amore, ce l'hai nel sangue. Che razza hai? Allora, ho gli istriani Sì? che sono incrociati. Vabbè, lo devo dire. Puoi aspettare un attimo, perché io giro quando mi fa fine sono agitata così, non capisco più Vai niente. tranquilla, Steffi, fai vedere. Alla fine sono... No, giuro, è troppo. Steffi, un bel respiro profondo. Facciamo vedere che non siamo solo cacciatrici, ma abbiamo un cuore. Perché la caccia è anche questo, perché noi comunque, è vero, uccidiamo il selvatico, ma lo facciamo perché amiamo i nostri cani ed è un premio che dobbiamo a loro per il loro sacrificio e tante volte perché danno la vita per noi, perché noi li accompagniamo dalla nascita fino a quando muoiono, perché fanno parte della famiglia. Quindi questi istriani che tu hai sempre avuto nella tua vita, da dove nasce? Tu, cioè, è la prima razza che hai visto, quindi, da piccolina. Sì, da sempre. Infatti, cioè, ci sono tanto affezionata. Cioè, sono come, cioè, non so spiegartelo, ma una parte, cioè, sì, sono cani da caccia, però quasi una parte della famiglia. No, senza Cioè. papà, sono proprio parte della famiglia, giusto? Perché tu mi dicevi che è tuo primo istriano un anno, però quando è mancato hai dovuto subito prenderne un altro perché il dolore è stato forte. Tanto, infatti, cioè. Allora, come nell'arco della vita, anche loro alla fine è normale che muoiono, però per me è davvero come se dentro di me morisse una piccola parte, perché cioè, ci sono tanto affezionata, davvero. Mi dicevi che i cani sono sia per lepre che per cinghiali, nel senso non usi gli stessi cani, ma la stessa razza. Quindi tu sei una lepraiola e una cinghialina. Ma nel cuore? Allora, se devo essere sincera, mi piacciono entrambe, né? Perché sono due cacce completamente diverse, ma che hanno tutte e due il loro bello. Però mi piace di più andare a cinghiali, ma perché c'è un'adrenalina diversa, c'è più adrenalina, c'è più movimento, Allora, non specifichiamo per tutti, tu me lo spiegavi prima, che l'adrenalina non è quello di uccidere il selvatico, so. No, ma è del lavoro del allora. cane. Allora, per me, cioè, nel senso, sì, se sparo. Poi lo Benvenga. uccido, sì, ben venga, cioè sono contenta, però anche se non lo faccio per me non è importante. Per me è importante che il mio cane faccia un buon lavoro, che scovi l'animale, in questo caso cinghiali, pari, vado a diafermo e che in caso dovessero ucciderlo arrivi là sul morto. Per me è una grandissima soddisfazione, anche perché cioè, li conosco da quando sono nati, no? Anche perché Steffi, tu quanti anni hai? 19. 19 anni, ma tu sei una canaia, perché specifichiamolo, tu non sei una qualsiasi, tu conduci i cani. E quindi il tuo compito è quello di portare comunque il cinghiale o la lepre ai postaioli, perché è ben diverso. In queste due cacce, la distinzione della tua conduzione ai cani, c'è qualcosa o più o meno si equivalgono? Allora, sono due cacce completamente diverse. Che ci sono delle differenze sono che per quanto riguarda la lepre, più o meno la lepre fa sempre lo stesso giro e quindi non, e poi non c'è un vero e proprio pericolo per il cane. Quindi lo lasci andare e magari tu cerchi di metterti in un punto buono dove può arrivare la lepre. Invece Esatto. per il cinghiale bisogna seguirlo, il cane bisogna seguirlo molto di più, anche perché c'è in pericolo la vita del cane, no? Esatto, è quello che ti preoccupi. Sì. Poi visto che comunque voi siete bravi perché i cani hanno anche un giubbotto di protezione, quindi non è che siete sprovveduti, il cane viene prima di tutto. No. Ma quindi Perché specifichiamo senza anche... di lui non si può andare a caccia. Bravissimi. Ma poi essere cacciatrice non è solo andare a caccia a settembre-gennaio, No, giusto? tutto l'anno. Io vado tutto l'anno, dalle prove Bravissimi, all'addestramento. E tu hai anche dei cuccioli, mi hai detto che adesso quello che farai è addestrarli. Quindi è un sacrificio anche per la tua vita privata. No, beh, allora io non lo vedo come un sacrificio, perché alla fine per me, cioè,
non è tanto una passione, è quasi una parte di me, cioè io senza questa cosa non sarei io, cioè non... come se dentro di me mi mancasse qualcosa. Quindi io non lo vedo come un sacrificio, anzi, cioè, mi diverto più ad andare a addestrare il mio cagnolino che magari, non lo so, andare a fare un giro in un centro commerciale, andare da qualsiasi altra parte. E con i ragazzi quando tu dici, io sono una cacciatrice? Allora, no, vabbè, allora, io ho frequentato una scuola a Brescia, che può sembrare vicina, però in realtà è una città, quindi tante persone non sono fuori da questo mondo, non ne sanno niente. E quindi quando ne parli, tante volte ti guardano un po' male, compresi anche i ragazzi, come dicevi tu. E quindi mi sono sempre un po' sentita diversa io rispetto a tutti gli altri per questo motivo, anche da piccola, no? Infatti tendevo un po' a vergognarmene. Cosa che invece è diventata un vanto. Sì, adesso sì, come anche. Sì, però, ma perché quando sei piccolo ti senti diverso, escluso dagli altri bambini, no? Sì, cioè, lo so benissimo. E con le amiche? Che hanno... sono diverse, sono un altro mondo per noi. Ne ho poche, davvero poche, ma anche per questo è vero, Ma soprattutto anche perché magari sì... Anche io magari esco il sabato sera, il venerdì sera, però se loro magari stanno tutte a dormire da una, io non posso. Cioè non è che non posso, non voglio, perché la mattina dopo io voglio andare con i cani. Poi noi abbiamo molti più doveri perché noi non beviamo, non fumiamo, cioè noi queste cose stiamo molto attente perché la licenza per noi è sacra e quindi diciamo la verità, cioè tanto di cappello. Hai un moroso. Mi spiace deludere tutti quelli che ti guardano, ma tu hai un moroso. E diciamo che è moroso perché è un cacciatore. Sì, esatto. E condividere la passione con un cacciatore è semplice? Perché comunque non siete nella stessa squadra. No, è pure una squadra rivale, tanto per sottolinearlo. Ma in realtà è anche bello, perché c'è una persona che ti capisce, che condivide la tua passione, magari in un modo un po' diverso. Perché appunto a me piace tanto andare con i cani, mi coinvolge tantissimo questa cosa e lui invece no. Però comunque cioè riesce a capire i miei punti di vista, capito? Non mi giudica se io magari il sabato e la domenica sparisco tutto il giorno. Esatto, quindi ti comprenda. Sì, esatto, che è una cosa importante perché comunque cioè, non è facile stare con una persona che comunque non ti capisce. O non comprende quello che fai. Parlando di cose non facili, andare a caccia col papà, perché voi siete nella stessa squadra e siete tutti e due canai, ognuno i propri cani, però siete due canai. E questo a casa influisce su questa cosa? Ma se devo essere sincera, mio papà è un po' un punto di forza, cioè devo dirlo. Ma diciamo anche i difetti, tanto lui non c'è, quindi poi te la vedi dopo. È molto simile, quindi magari molte volte, anche quando siamo a caccia abbiamo dei battibecchi, ci scontriamo. Però poi alla fine c'è mio papà, cioè condividiamo la stessa passione, che è una cosa che a me piace tantissimo. E quando ero piccola e magari andavamo a provare i cani, perché io vado con lui dalla prima volta, avrò avuto circa 2 anni. Caspita, iniziato prestissimo. E non ho mai smesso. E quando ero piccola guardavo mio papà lavorare insieme ai cani, no? Lo guardavo, il tuo eroe. I cani, gli insegnava. E io mi venivano gli occhi lucidi. Mi venivano gli occhi lucidi, no? Perché dentro di me dicevo, io da grande voglio diventare come mio papà, no? Davvero, no? E ancora adesso se ci penso mi viene un po' il magone, perché anche se litighiamo, magari anche mentre siamo a caccia. Sì, perché alla fine lui è il tuo eroe, tu vuoi essere lui e tu stai facendo il mio stesso percorso e vedrai che arriverai a un punto che sei come lui e già ci sei, ma poi arriverai a un punto che tu riuscirai quello che lui ti ha insegnato a farlo diventare la tua vita, quindi magari a diventare qualcosina in più anche, e lì è bello perché sai che lui è fiero di te.
anche se lo è già. Voi, io lo spero. Poi lo chiediamo a lui. Grazie, Stefi. Continuiamo dopo.